Allora, Nassimia Domenico Pio. Presente. Persa di Rito. Assente. Maniglia Michela. Presente. Abbate Maria. Presente. Corleo Rocco. Presente. Carucci Francesco. Del Prete Vita. Assente. Pulimeno Salvatore. Presente. Sermione Erasmo. Presente. Presa Massima Maria. Presente. Paolo Antonio. Presente. Corraggi Donato. Presente. Marcini Francesco. Francesca, Carriera Alessandro, Serra Francesco, Gisona Gennaro, assente. 13. Bene, con 13 presenti la seduta è fatta. Buongiorno a tutti, buongiorno al sindaco, ai consiglieri, agli assessori presenti e al pubblico. Informo l'assise che, come ormai ricordate accade, c'è l'amico Pino Falale per quale lavoro di videoripresa in quanto unico soggetto autorizzato in base al vigente regolamento per le videoriprese dei lavori del Consiglio Comunale e delle commissioni consigliari. Mi è giunta giustifica per non poter partecipare ai lavori di questa mattina da parte dei consiglieri del Prete, Dessare e Mancini, che per motivi di lavoro sono fuori. Come la conferenza dei Capigruppo tenutasi nella mattinata di ieri, preannuncio all'assise che viene ritirato dalla odierna discussione il terzo punto iscritto all'ordine del giorno della convocazione attinente al regolamento comunale del bene pubblico e privato del nostro comune. Passo brevemente la parola al sindaco per i saluti e eventuali comunicazioni, dopodiché procederemo con la discussione del nuovo punto che resta insomma da discutere. Prego, sindaco. Grazie Presidente, buongiorno a tutti, benvenuti in questa occasione di incontro del Consiglio Comunale. Discuteremo a questo punto di uno dei temi, l'unico tema che portiamo in discussione oggi, che è l'equilibrio di bilancio. I dettagli e gli approfondimenti ti lascio alle relazioni degli assessori che hanno preparato appunto una analisi più dettagliata e più approfondita del tema che ascolteremo a breve. Come comunicazione invece vorrei condividere con l'assise e con la comunità una delle ultime notizie giunte dalla Regione Puglia in merito al superamento, alla vincita da parte dell'assegnazione da parte appunto della Regione per il tramite del distretto urbano del commercio che vede l'unione di tre comuni, Palagianello come capofila, Palagiano e Mottola, l'assegnazione del finanziamento relativo alla riqualificazione di aree urbane che diventeranno nelle progettazioni depositate aree ad ispirazione commerciale. Abbiamo voluto candidare per questo finanziamento la zona di Bacelè, quindi l'intera area di Bacelè, chiaramente il finanziamento che ammonta a 200.000 euro con una compartecipazione da parte del comune per 40.000 di 200 potranno essere destinate ad un primo step, ad una prima porzione di intervento che riguarderà appunto la rigenerazione urbana, il rifacimento di manchi stradali, l'adeguamento del decoro del arredo urbano con quelle aree verdi che sono presenti in zona Bacelè e si lavorerà in questo senso spingendo in qualche modo, invitando in qualche modo anche la comunità ad investire su quelle aree perché vi saranno progetti che potranno in qualche modo coinvolgere soprattutto la categoria commerciale e artigianale di Palagiano. È un finanziamento importante, un risultato importante innanzitutto perché lo abbiamo ribadito nelle comunicazioni ufficiali, da quando il tavolo NUC è stato istituito, quindi nel 2012, Palagiano è stata sempre assente dal tavolo NUC, era completamente fuori da qualunque intesa di natura commerciale. Abbiamo avuto la capacità, ma anche devo dire la fortuna, di incontrare dei sindaci di altri comuni, in particolare l'allora sindaco di Palagianello La Palestra e l'attuale sindaco di Mottola Parulli, che hanno accolto la nostra richiesta di inserimento, quindi di ingresso all'interno del distretto urbano, accogliendo Palagiano dal novembre 2017 come terzo comune facente parte del NUC Palagianello Mottola Palagiano. Quindi siamo felici di questo risultato
fatto, spero che sia l'inizio di un percorso di riqualificazione, di rigenerazione per il quartiere Pace, che per noi rimane uno dei quartieri più, come dire, importanti su cui investire in progetti e in rigenerazione urbana. Grazie. Grazie Sindaco, se ci sono qualche consigliere che vogliono intervenire sulle comunicazioni, altrimenti passiamo direttamente alla discussione del secondo e unico punto iscritto all'ordine del giorno dell'odierna comunicazione, assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019-2021, ai sensi degli articoli 175,8 e 193 del decreto legge 267. Relazione sull'argomento l'assessore al bilancio Conducci. Prego assessore. Grazie Presidente. Come tutti gli anni, questo è il giro di boa in sostanza che si fa, in questo caso dall'esercizio 2019, di quella che è la gestione di competenza, di cassa, dei residui, dei fondi, delle somme accantonate dei fondi, relativa a quella che è il modus operandi dell'amministrazione. Naturalmente avremmo dovuto portare questa delibera il 31 luglio, così come dicono gli articoli del testo unico che disciplinano questa fattispecie, che sono il 193, il 175 e anche l'allegato 4/2 del decreto legislativo 118 del 2011. Però è slittato questo adempimento, quindi è slittato questo Consiglio Comunale ad oggi, perché non si aspettava una comunicazione dalla Regione Puglia relativa ad un gruppo contratto nel lontano 2012 dal Comune di Balaggiano per la costruzione in sostanza del campetto di Bacile. Quindi aspettavamo un riscontro, una domanda che avevamo fatto per chiarire alcuni punti, ovviamente per far slittare il piano di ammortamento di quel mutuo alla Regione Puglia. La comunicazione è arrivata, quindi adesso possiamo venire in Consiglio Comunale per gli adempimenti stabiliti dal testo unico. Poi ritornerò quando parlerò della variazione del assestamento su questo punto, sullo stanziamento di 20.000 euro in bilancio, con questa variazione di bilancio, quindi con la variazione del bilancio di previsione 2019. Naturalmente c'è il parere favorevole dei conti, e senza andare a tediare l'assise consigliare su quelli che sono tutti i punti più tecnici relativi a questo assestamento, volevo soltanto riportarvi alcuni dati che fanno riferimento soprattutto a quella che è la gestione di cassa. Una cosa molto importante è che, per esempio, a 30 giugno 2019, soltanto per 10 giorni, quindi soltanto il primo semestre relativo al 2019, soltanto per 10 giorni, si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria. Cosa significa questa cosa? Significa che stanno entrando dei flussi monetari, che si sta gestendo in un certo modo tutta quella che è la cassa, quindi tutta quella che è la gestione dei flussi in entrata relativi alla cassa. Questo in realtà è successo, sta succedendo già dall'anno scorso. Cosa significa anticipazione di tesoreria? Significa che la tesoreria ti anticipa delle somme perché in sostanza non è cassa, quindi ti anticipa delle somme, naturalmente in denaro posta, si pagano degli interessi su queste somme. Questa cosa non è successa nel primo semestre, quindi non abbiamo più pagato interessi, perché siamo riusciti a far fronte a quelle che sono le fatture, per esempio i pagamenti degli stipendi o le parce dei professionisti, con quelle che sono le entrate comunali. Alla data del 30 giugno 2019 c'era una cassa positiva di 34.681,83. Il fondo di riserva da 50.000 euro, che era la somma stanziata nel bilancio di previsione 2019, è disponibile ancora per 23.000 euro, quindi 27.000 euro per le varie urgenze di cui abbiamo discusso
nei precedenti consigli comunali erano state utilizzate, però mi vado subito ad elencare quelli che sono i dettagli della variazione di bilancio. È stato applicato avanzo di amministrazione per 1515 euro. Cos'è l'applicazione dell'avanzo di amministrazione? L'avanzo di amministrazione, o meglio, il risultato dell'amministrazione è un importo che esce da calcoli che vengono fatti quando si presenta il rendiconto 2018, cioè il risultato dell'amministrazione dal quale poi vengono tolte delle somme che vengono accantonate e vincolate, tipo per esempio il fondo crediti di dubbia esigibilità, per esempio poi il fondo contenzioso che è di 238.000 euro accantonato nel risultato di amministrazione 2018, quindi ci sono 1.500 euro che vengono prese dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione e vengono destinate a un capitolo che viene gestito dalla dottoressa Aprile della cultura dei servizi sociali relative a delle somme che vengono utilizzate per le famiglie che hanno delle persone portatrici di handicap. Ci sono 62.000 euro, 62.850,29 che sono entrate relative al capitolo 100, capitolo in entrata, per lo sviluppo degli investimenti su mutui contratti entro il 1993, quindi queste sono maggiori entrate che sono arrivate all'ente. Ci sono minori entrate relative al capitolo 107, sono in sostanza contributi che non sono stati ottenuti, nel senso che erano stati messi nel bilancio di previsione e poi non sono arrivati, relativi a contributi non fiscalizzati da federalismo municipale, quindi sono minori entrate per 22.676,03. Poi ci sono delle somme per un totale di circa 32.000 euro che sono arrivati dall'ambito, cioè in sostanza sono dell'ambito, ha fatto una rendicontazione, si è resa conto che c'erano queste somme distribuite ai vari comuni. Nel comune di Maggia sono andate 32.000 euro, di cui 20.000 euro verranno destinate ai minori in istituti, cioè i capitoli relativi ai minori in istituti, nelle cooperative. Questo capitolo noi l'abbiamo già decurtato negli esercizi precedenti perché ci siamo resi conto che era sovrastimato, soprattutto che erano somme che venivano erogate dal comune di Malagia, c'erano delle risorse comunali. Siccome avevamo saputo dalla dottoressa Aprile che sarebbero arrivate delle risorse di ambito, adesso quel capitolo che abbiamo sul quale abbiamo debuttato delle somme, adesso andiamo a rimpinguare, però non con risorse comunali, cioè non con risorse derivanti dal bilancio comunale, ma con le risorse di ambito. E la stessa cosa con queste risorse di ambito, si va a rimpinguare il capitolo relativo alle attività assistenziali su anziani. Poi ci sono 5.000 euro in entrata, 5.000 euro in uscita, quindi è una posta neutra relativa a depositi per spese contrattuali. Questa in sostanza consiste in una partita di giro, cioè sono delle somme in sostanza che quando vengono fatti dei contratti l'appaltatore gira al comune e quel comune e deve girare a sua volta all'agenzia delle entrate, quindi è una partita di giro. Ci sono 1.000 euro di maggiori uscite relative all'ammodernamento dell'infrastruttura informatica, 5.200 euro di maggiori uscite, spese per rimpi ed arbitraggi, cioè sono le transazioni che abbiamo posto in essere ultimamente per evitare il contenzioso, che ci portano via 5.000 euro che abbiamo trovato, che andiamo a stanziare, che andiamo a mettere in questa variazione di bilancio. Il fondo rischi e contenzioso, così come detto dai revisori, quindi seguendo quelle che sono state le disposizioni dei revisori che ci sono pervenute un po' di tempo fa, lo andiamo a rimpinguare con 11.475. Quindi capitolo 359 c'è una variazione, un aumento di 15.875. Ricordiamoci che questo capitolo che nel bilancio di previsione ammontava a 94.200 euro, poi è stato rimpinguato,
della prima variazione di bilancio con 50.000 euro di risorse comunali, andiamo a metterci su questo capitolo, così come vi ho detto prima, hanno stabilito, ci hanno consigliato di fare i revisori, altre 11.875, e devo anche dirvi che sul contenzioso c'è una quota accantonata, quindi una quota vincolata di risultato di amministrazione di 238.000 euro. Naturalmente non possiamo utilizzare queste 238.000 euro aggiuntive rispetto a queste somme che ho detto, quindi al 94.2 più 50 più 11.875, perché la legge di bilancio 2019 dicono che noi possiamo andare ad utilizzare soltanto una quota parte di 238 pari al disavanzo di amministrazione, cioè in sostanza massimo 187.000 euro. Però se ci sommiamo 187.000 euro più 94 più 50 più 11.875, ci rendiamo conto come le somme che sono accantonate per il contenzioso incominciano a diventare somme abbastanza importanti. Ci sono altre 1.500 euro relative alla quota associativa per il distretto urbano del commercio. Cosa sono questi 1.500 euro? È la compartecipazione del comune per il primo bando. Noi abbiamo partecipato a due bandi di DUC, vinti entrambi. Nel primo bando DUC era prevista la compartecipazione del comune, della fattispecie di 1.500 euro, per la redazione del piano del commercio. Quindi Confcommercio, Confesercenti e l'amministrazione stanno redigendo il piano del commercio, che è un documento vitale per gli esercenti commerciali del comune di Palagiano, che va a regolamentare tutta quella che è la missione commerciale del comune di Palagiano, quindi la mercatale, il commercio nel centro storico, il commercio nelle medie e grandi strutture. Noi ci eravamo fatti fare dei preventivi, ricordo quando ci insediamo per la redazione del piano del commercio, avevamo chiesto dei professionisti e le somme che ci avevano chiesto ammontavano a 12, 13, 15 mila euro. Quindi 500 euro di compartecipazione, però perché abbiamo vinto il primo bando DUC, riusciamo a redigere questo piano del commercio. Come ho detto prima, documento fondamentale per gli esercenti commerciali, quindi per le attività commerciali sul comune di Palagiano. Vi dico di più, il sindaco questa cosa l'ha accennata, è stata fondamentale anche la vittoria nel secondo bando con la partecipazione del comune per 40.000 euro all'intero progetto, che è di 200.000 euro, quindi 160.000 euro le mette più il settore urbano del commercio, 40.000 euro le mette il comune. Era fondamentale andare a qualificare un'area come quella di Bachelet, infatti nel bando che abbiamo inviato esattamente alle 11 di sera del 27 dicembre 2018 in regione, ci chiedevano la riqualificazione commerciale di un quartiere, ma come si fa a riqualificare dal punto di vista commerciale un quartiere se non è riqualificato dal punto di vista urbano? Quindi ci sono una serie di lavori che verranno fatti con queste somme a Bachelet, per esempio il rifacimento di alcune strade, il rifacimento di alcune marciapiedi, si interverrà sulla rete urbana, verrà messo un impianto di videosorveglianza. Quindi noi abbiamo appreso dall'assessore allo sviluppo economico Boracino qualche giorno fa della vittoria in questo bando e mi ricordo ancora quando noi entrammo per il porto della Cuffia nel DUC, eravamo fuori da tutte le situazioni che ci facessero prendere dei soldi possibili e immaginabili nell'ente. Piano piano, anche grazie all'apporto, al contributo del sindaco La Palestra, siamo entrati in questa struttura, in questo consorzio che ci sta dando delle importanti soddisfazioni. C'è un contributo molto importante, un contributo ministeriale
di 90.000 euro, il capitolo si chiama investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Queste sono delle somme che sono arrivate, che arriveranno meglio dal Ministero e che verranno spese per l'efficientamento energetico di tutto l'edificio comunale e anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per esempio costruendo un ascensore all'interno dell'edificio comunale. E poi c'è la quota del capitale di mutui e prestiti, la prima rata del mutuo del campo di Bachelet. Si tratta, come vi ho detto prima, di un mutuo che è stato contratto, un mutuo a tasso agevolato, che è stato contratto con la Regione nel lontano 2012. La Regione ci ha mandato qualche tempo fa il piano di ammortamento che prevedeva che la prima rata venisse pagata a dicembre del 2018. Abbiamo chiesto alla Regione lo slittamento per farci tempo di trovare le risorse per pagare questo mutuo. Dicevo, lo slittamento della prima rata del mutuo, ci è stato concesso lo slittamento, quindi noi dobbiamo pagare la prima rata di 20.000 euro circa entro dicembre del 2019. Si tratta di un mutuo, come ho detto prima, a tasso agevolato, a rata semestrale, quindi in sostanza il comune deve pagare 40.000 euro di rate semestrali di mutuo all'anno. Anche la verifica relativa alla continuità delle somme accantonate nel fondo di crediti di dubbia esigibilità è congrua sia del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato dai risultati di amministrazione, sia le quote accantonate nel bilancio di previsione. Un piccolo accenno volevo fare alla situazione relativa ai debiti fuori bilancio. Ci sono nel 2019 88.356,12 di debiti fuori bilancio. C'è una distinzione da fare tra questi sono debiti fuori bilancio che sono stati approvati, quindi di cui è stata riconosciuta la legittimità in Consiglio Comunale, altri che sono in attesa di riconoscimento ancora. I debiti fuori bilancio riconosciuti sono del importo di totale di 58.613,97, mentre quelli ancora da riconoscere sono del importo di 29.742,15. Un dato molto importante che mi ha comunicato con questa scaliera qualche giorno fa è il dato relativo all'indice di tempestività dei pagamenti. Noi avevamo qualche anno fa un indice di tempestività dei pagamenti addirittura di 70-80 giorni. Cos'è l'indice di tempestività dei pagamenti? Praticamente rileva, è un indice che rileva, il tasso che rileva quello che è il ritardo dell'amministrazione nel pagare le fatture commerciali, non soltanto le fatture commerciali, anche le fatture ai liberi professionisti. Io ho fatto una ricerca su internet l'altro giorno e nel 2018 l'indice medio di tempestività dei pagamenti nei paesi che hanno popolazione di 15.000 abitanti e quindi appartenente alla classe demografica di Palagiano, è di circa 21 giorni ed è il dato importantissimo perché è di 2,09, quindi dato fondamentale che ci fa capire che siamo in regola praticamente nel pagamento delle fatture commerciali e dei liberi professionisti, cosa per esempio che non è successo nel 2017 quando ci insediamo, che non ci fa pagare degli interessi moratori. Interessi moratori, ricordiamoci che sono interessi superiori di 8.000 euro,
rispetto al saggio legale di interessi, che permette di dare anche l'infamità, di dare ossigeno alle aziende che se non vengono pagate, ci sono tante aziende che lavorano soltanto con il comune di Palagiano, se non vengono pagate entrano in crisi, quindi poi lo licenziano, quindi poi chiudono. In più ci permette, così come dice la legge di bilancio, quindi diciamo di non accantonare somme in un fondo che si chiama fondo di garanzia per i debiti commerciali. Perché cosa fa la legge di bilancio? Diciamo, dice dovete mantenere l'indice di progressività di pagamento entro i 30 giorni da ricevimento della pratica. Se non lo fate, poi naturalmente parla di scaglio utile, se non lo fate dovete accantonare nel bilancio del 2020 delle somme, che sono delle somme sicuramente che sono ingessate, nel senso che sono capaci di spese ingessate, cioè tu non puoi utilizzare quelle somme perché le devi vincolare in questo fondo di garanzia. Ecco perché stiamo cercando di fare in modo, anche facendo funzionare bene la cassa, ecco perché è importante il dato che vi ho detto prima, che vi ho denunciato prima, stiamo cercando di pagare e quindi di riscuotere e di pagare nel minor tempo possibile, anche perché non soltanto si ha l'agevolazione di non accantonare nel 2020 queste somme nel fondo garanzia dei debiti commerciali, ma anche di poter utilizzare una quota parte dell'accantonamento del fondo credito di esigibilità, perché l'accantonamento del 2019, così come dice la legge di bilancio, a fondo credito di esigibilità è del 35%. Se si rispettano i termini dei 30 giorni per il pagamento delle fatture commerciali e anche quelle dei professionisti, l'accantonamento dell'85% passerà a 80%. Quindi ci sono quel 5% in più di risorse che noi andremo a fatica ad aprire, che possono essere utilizzate per la spesa corrente. Grazie. Grazie Assessore, se ci sono, prego, consigliere Borrasci, e chiede di intervenire sul punto. Non vedevamo l'ora. Buongiorno, grazie Presidente. Non vedevamo l'ora. Sarò abbastanza rapido nel mio intervento perché fondamentalmente siamo a soli 10 giorni dalla precedente seduta in cui è stato sottoposto all'attenzione del Consiglio Comunale una variazione di bilancio. Questa è la terza di fatto variazione di bilancio. Che anche questa è quella tra virgolette obbligatoria, quella che andava fatta, come diceva l'assessore Catucci, per legge entro il 31 luglio, quindi l'equilibrio e assestamento del bilancio. I problemi strutturali del bilancio del Comune di Palagiano in questi 10 giorni non sono chiaramente cambiati, quindi l'intervento che ho fatto nel precedente Consiglio Comunale è identico. La maggioranza che sosterrà questo
assente per il pagamento dei debiti fuori bilancio e legati, stiamo parlando di circa 300.000 euro fondamentalmente accanto a casa. Calcolato che la richiesta si controparte solo per la sede tesoraggio di 2 milioni e mezzo di euro, è chiaro che tutti quanti auspichiamo un esito positivo per il comune, ma allo stesso tempo in una logica prudenziale e di rispetto anche dei principi contabili, l'accantonamento di circa 300.000 euro per far fronte al contenzioso del Comune di Palagiano non mi sembra un accantonamento che ci ponga nelle condizioni di stare sicuri e tranquilli. Quindi ripeto, mi auguro che la sentenza Sorace sia, non posso dire favorevole al Comune, perché di fatto dal punto di vista del diritto abbiamo già perso, come ha sancito la Cassazione. C'è da definire il quantum, mi auguro che il quantum sia il minore possibile in ambito di Palagiano, ma nell'area del giudizio come può essere una somma facilmente gestibile in termini di condanna, potrebbe esserci anche una somma difficilmente gestibile a fronte del qualche anno di 300.000 euro circa attualmente presenti come accantonamento, chiaramente non sarebbero sufficienti e questo ci metterebbe in crisi. Dobbiamo sfidare che di questo si tratta, cioè dobbiamo andare nella logica più della programmazione della preghiera, che la sentenza Sorace, che da quello che ci risulta essere in decisione, non giunga entro il 2019, ma giunga entro il 2020, in maniera tale da darci una ulteriore maggiore flessibilità e tentativo eventualmente di affrontare quello che, ripeto, potrebbe essere, ma non mi auguro, una sentenza pesantemente di condanna nei confronti del Comune. Però ripeto, non possiamo gestire il bilancio pubblico affidandoci, tra virgolette, a quello che auspichiamo per essere la migliore soluzione del Comune. Quindi, così come emerse anche alla presenza delle revisioni dei conti, quando circa un mesetto fa abbiamo avuto un incontro nella camera, nella sala del sindaco, e abbiamo registrato anche da parte loro comunque una sottolineatura su questa necessità. Tra virgolette, i revisori hanno dettato chiaramente la linea, vi hanno dato anche il compito di assumere una responsabilità sulla tempistica e sulla gradualità di accantonamento. È un'assunzione di responsabilità tutta vostra. Quello che le parti di questa opposizione possono evidenziare è che i tempi e soprattutto l'entità delle somme accantonate non sono ancora sufficienti a garantirci una tranquillità e un reale equilibrio su quella partita. Questo è quello che mi interessa premere e sottolineare in uno spirito costruttivo, perché l'invito che io faccio all'assessore al bilancio, all'amministrazione, al gruppo di maggioranza è quello di continuare a ricercare somme all'interno e all'esterno del bilancio per aumentare quel fondo potenziale. Colleghi, quando siamo lì, chiedono un po' di senso per lasciare il giornale perché, ripeto, è lì che si gioca la partita strutturale del bilancio e della sana gestione di questo comune, perché è chiaro che laddove, per motivi a noi in nessun modo imputabili, perché chiaramente non siamo in condizione come comune di entrare nel merito delle decisioni giudiziali, dovessero arrivare delle sentenze negative, in particolare questo Sorace ha già una tendenza in questo senso, poi noi ci potremmo trovare nella serie di difficoltà di non essere nelle condizioni di far fronte con i mezzi ordinari all'eventuale soccombenza, e quindi dovremmo prendere in considerazione un po' le schede che ad oggi abbiamo buttato tutti quanti per l'interesse del paese accanto a scartare. Quindi, siccome siamo quasi alla fine, ci mancano ancora un paio di ostacoli per ritenere superato quello che è il problema d'arco e strutturale di questo comune che ormai 15 anni, sarebbe anche un po' una beffa aver fatto un intero percorso comunque di sacrifici nella logica della gestione del bilancio
bilancio del comune e poi magari ritrovarci a dover assumere provvedimenti straordinari quando siamo lì per poter chiudere in maniera ordinaria la gestione di questa parte. Quindi non posso ritenermi, ripeto, soddisfatto delle somme attualmente accantonate per il fondo del contenzioso. Invito l'amministrazione, in particolare l'assessore, che so essere comunque sensibile su questa materia, a ricercare tutte le forme utili per aumentare, rimpinguare questo fondo, che deve a brevissimo, almeno raddoppiarsi, cioè noi dobbiamo avere almeno 500-600 mila euro proprio immediati a disposizione del fondo contenzioso per poterci ritenere anche nelle condizioni laddove dovesse arrivare l'assurdo, e speriamo che, lo ripeto una volta, nessuno lo auspica, ma laddove dovesse arrivare una sentenza pesantemente negativa, dobbiamo avere quantomeno le somme per poter intavolare una trattativa con il creditore per ottenere una realizzazione. Siccome chiaramente gente che ha azionato cause nei confronti del comune da 20-30 anni, sicuramente nel momento in cui dovesse ricevere una sentenza ampiamente favorevole non sarà ben predisposta ad aspettare ulteriormente anni per essere pagata, a meno che come comune non sarebbe eventualmente nelle condizioni di poter mettere sul piano una serie di lavorazioni. Un accordo sulla rateizzazione, questo è l'ipotesi in cui la sentenza dovesse essere pesantemente negativa nei confronti del comune. Poi ripeto, ci auguriamo che le valutazioni fatte dagli uffici sposati dell'amministrazione quando siano quelle corrette, e quindi il giudice ci condanni alla somma minore in maniera tale da superare questo ulteriore tempo. Però ripeto, non dipende da noi, e siccome abbiamo comunque la responsabilità di garantire una gestione sana dei servizi ai nostri cittadini, non vorremmo trovarci con la condizione di dover essere a un certo punto nelle condizioni di non offrire un bilancio adeguato a quelle che sono necessità del comune, perché magari oberati da queste sentenze o da questa sentenza pesante. Quindi l'attenzione che io su cui io richiamo l'amministrazione, il gruppo di maggioranza, l'intero consiglio comunale, è quello di fare molta molta attenzione a questo specifico aspetto della situazione strutturale del bilancio, perché è quello che poi può metterci nelle condizioni di guardare al futuro con più tranquillità. Se non si hanno emergenze si può programmare con più tranquillità, se ci sono state notate emergenze è chiaro che la programmazione ne esente, e questo chiaramente poi va a scapito dei servizi e del benessere della comunità. Grazie. Grazie consigliere, se ci sono altri colleghi che vogliono intervenire sul punto o se l'assessore intende applicare l'interesse del consigliere Corraccio, altrimenti passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Prego consigliere Corraccio, dichiarazioni di voto. Grazie presidente, annuncio il voto di fare. Consigliere Pucci. Consigliere Scalina, dichiarazione di voto. E io mi astengo. Consigliere Primino, dichiarazione di voto. 5-7 a favore. Consigliere Maniglia. Parente di movimento a favore. Consigliere Pernola. Lavoratore comune a favore. Bene, passiamo alla votazione del punto scritto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Per l'immediata eseguibilità dell'atto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Quindi con 9 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto viene approvato il punto scritto all'ordine del giorno. Come comunicato in sede di apertura dell'ordinanza, siamo stati in grado di un terzo punto scritto all'ordine del giorno, ma non essendo più altro da discutere, alle ore 10:30 la seduta si